Conferenza stampa a sorpresa quest'oggi di Marco Boglione, presidente della Film Commission, anzi sarebbe più giusto dire ex presidente della Film Commission, perché proprio nella giornata odierna Marco Boglione ha rassegnato le sue dimissioni. Sentiamo perché. Ma le motivazioni sono come sempre l'interesse della Film Commission. Credo di aver fatto il bene della Film Commission assecondando, diciamo, il cambio di dirigenza il prima possibile. Quando si cambia strategia, si cambia rotta, è meglio cambiare anche l'equipaggio subito. Si è parlato anche di una, diciamo così, divergenza tra i vertici della Film Commission e la Regione. Lei che cosa ne dice? A livello di dialogo effettivamente pochissimo, zero, cioè sul confronto sul progetto Film Commission, su dove eravamo, su da dove venivamo, su cosa bisognava fare, non è stato assolutamente fatto. È stata peraltro, diciamo, comunicata una nuova linea di operato rispettabile, per cui io appunto ho preferito dimettermi e lasciare che chi per me se ne venisse a occupare più in fretta possibile. I problemi con Marco Boglione sono nati da una visione diversa sul futuro di Film Commission. Noi pensiamo che Film Commission debba dotarsi di una struttura permanente a Roma per essere vicino al centro di produzione cinematografica, debba avere una forma di collaborazione con Film Commission che abbiano location diverse dalla nostra, debba coprodurre qualcosa di importante che sia di promozionale per la nostra regione. E debba fare delle attività di formazione perché i produttori che vengono a lavorare a Torino trovino i tecnici necessari per le loro produzioni. La Giunta regionale del Piemonte sceglie le persone prima dei programmi, lo sostiene il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Enzo Ghigo, che così commenta le dimissioni di Marco Boglione. Nessuno, sottolinea ancora Ghigo, contesta alla Regione il diritto di fare precise scelte di indirizzo, ma in questo caso, come in altri, dice ancora Enzo Ghigo, viene il dubbio che le scelte riguardino prima le persone da sistemare e che le indicazioni sui contenuti siano soltanto un contorno. Ghigo conclude poi anche ringraziando Boglione per la collaborazione, per l'impegno e per aver dedicato tempo, professionalità e passione alla realizzazione di un progetto importante per lo sviluppo di Torino e della Regione Piemonte.